Erano passati un po' di giorni, circa una settimana, quando finalmente il mintette sconosciuto si è fatto sentire di nuovo in casa dei Mass. C'è un nuovo messaggio. L'attesa era diventata quasi dubbio. Paura che fosse solo uno scherzo o che avesse sbagliato il numero. Invece, per la gioia di grandi e piccini, era tutto vero. Non si era dimenticato, anzi, era vicino vicino o lontano, ma... Mamma, mamma, mi è arrivato un altro messaggio dal numero di ieri. Dai, fammi vedere. Ma non spingere. Dai, era più piccola. Dai, non rispondere male a tua sorella. Comunque, rimbocchiamoci le maniche e mettiamo a posto, no? Sì, comunque il messaggio dice: arriva in tarda serata. Da molto lontano, ma vi sono sempre vicino. Ecco, per esempio, la stanza degli ospiti è piena di cose che non usiamo. Che ne dite di darle in beneficenza, ragazza? Io potrei dare dei fumetti, i giochi. E potremmo anche dare dei vestiti, che ci stanno noi piccoli, no? Allora dai, su, forza, uniamo i nostri cuori. E chi sa di chiedere scusa? Qualche ora dopo. Comunque volevo approfittare per chiederti scusa. Non preoccuparti, sei la mia sorella preferita. Sono l'unica sorella che hai. Comunque qui è tutto pronto, la candela è nella finestra accesa e abbiamo preparato tutto. Per ora nessuno si è presentato. Prova a rileggere il messaggio. Arrivo in tarda serata da molto lontano, ma vi sono sempre vicino. Beh, effettivamente ha detto di sera, ma non di quale giorno, quindi direi di andare a dormire. Che ne dite, ragazza? Sì, buonanotte. Buonanotte.